Ciao ragazzi, benvenuti al Pozzo delle Idee. Tempo fa ho pubblicato un video su un tornio da me costruito per rigenerare gli indotti danneggiati e visto il gran numero di visualizzazioni e le richieste di effettuare un tutorial sulla costruzione del tornio, ho fatto questo video dove vi spiego passo passo come costruirlo. Prima ci sarà un breve riassunto del video precedente, per chi non ha visto il video, per capire di cosa stiamo parlando. E subito dopo ci sarà il tutorial. Vi lascio alla visione del video, buona visione a tutti. Oggi parleremo di utensili danneggiati e cosa potremmo cercare di fare per provare ad aggiustarli. Innanzitutto, qual è il problema? Il problema è, guardate pure il fumo che esce, il problema è l'indotto che è rovinato. L'indotto è rovinato perché le lamelle poste sull'indotto, alcune lamelle di rame che adesso vi farò vedere. Allora, come potete vedere, le lamelle di rame sono tutte nere, sono bruciate. E ho le viti che reggono i cuscinetti. Avvitiamo la seconda vite. Vediamo che tutto gira bene. E blocco il braccio. Ora passeremo leggermente con una striscia di carta abrasiva perfettamente liscio. Nuovo. Prima di montarlo, passerete con una lama di un coltello tutte le strisce conviene far fare un paio di giri a vuoto prima di accendere affinché le spazzole
non posso più sentire. Ok ragazzi, vediamo adesso come costruire questo tornio. Innanzitutto, per fare il telaio, ho usato tre strisce di ferro dello spessore di 4 mm. Di una lunghezza di 33 centimetri e di una larghezza di 7 centimetri. Li ho saldati tra di loro con dei tubolari di ferro dello spessore di 2 centimetri per 2. Sopra di questi tubolari c'è una striscia, un taglio che ho fatto con una smerigliatrice angolare della larghezza di 6 mm di spessore. Serve per far scorrere all'interno un pezzo di ferro quadrato dello spessore di 14 mm. Questi tubolari con queste guide servono per far scorrere avanti e indietro la torretta, dove è posizionato il coltello che scava i metalli. Queste guide sono posizionate alla distanza di 2 centimetri dal bordo e di 4 centimetri tra di loro. L'importante è che prima di saldarli dovete verificare che quando saldate il primo dovete verificare che sia a 90 gradi con il telaio perfettamente. E quando saldate il secondo dovete verificare che sia parallelo a 4 centimetri perfettamente all'interno. Altrimenti le guide non scorrono bene. Le strisce sono posizionate, distanziate a una distanza di 8 mm, 8 mm tra di loro, che è lo spessore necessario per far scorrere in queste guide, scorrono questi bulloni. Abbiamo detto che all'interno di queste due guide scorre la torretta. La torretta è formata da due pezzi di ferro di 14 mm per circa 20 e un pezzo di ferro di lamiera di 8 cm. Per circa 15. Come costruirla? Bisogna inserire i due pezzi di ferro, uno da una parte e uno dall'altra. Una volta inseriti,
si poggia la lamiera di sopra e si praticano quattro buchi al centro delle guide. 2 e 2. Non so se riusciamo a vederle. Sarebbero in questi punti qua. La vite poi di sopra l'ho saldata e tagliata. Le ho tagliate tutte e quattro. In questo modo la piastra è già a misura per poter andare avanti e indietro. Per poter andare avanti e indietro abbiamo bisogno di una vite. Che va inserita. Io qui ho messo, se si vede, un pezzetto di lamiera con un foro al centro. Ecco qua. Dall'altra parte un altro pezzettino di lamiera con un foro al centro che viene saldata, la salderete qui. Io l'ho dovuta togliere per poter togliere la torretta per farvi vedere. Di sotto vi è saldato un dado. Ho saldato questo dado della lunghezza di 4 centimetri, della svitabile con la chiave da 13. L'ho saldato al centro dei due tubolari. L'ho rialzato con un piccolo pezzo di ferro per rialzarlo un pochettino. Fare la seconda parte della torretta ho usato sempre lo stesso sistema. Due tubolari da 2 cm, lunghi circa 14 centimetri, sempre con il taglio al centro di 6 mm, dove scorre i due pezzi di ferro quadrati da 14 mm. 1 e 2. Distanziati tra di loro sempre 4 centimetri. Il primo si trova a una distanza di circa 1,5 cm. 1,5 cm il primo, e poi tra di loro a 4 cm. Sempre l'importante è che i 4 cm siano perfettamente paralleli all'inizio e alla fine, e che una volta montata già la prima base, i tubolari devono essere perfettamente allineati con il telaio e a 90 gradi con l'altra guida. Quando il sistema che ho usato è sempre uguale. Ho saldato prima i due tubolari. Poi ho fatto passare dentro i due pezzi di ferro. Di sopra, qui ho usato una piastra di circa 8 cm, 8 cm e mezzo, per 8
Qui ci sono ancora i segni delle viti che ho usato per fissarla. Una volta messi le due guide e messo all'interno i pezzi di ferro, posizionate la piastra sopra e fate quattro buchi. 1, 2, 3 e 4 con il trapano e avvitate quattro viti Parker di quelle che si avvitano nel ferro. La parte che rimane di sopra la saldate. Una volta saldata, la tagliate con la smerigliatrice angolare. Mettete un piccolo spessore sotto tra la lamiera e il tubolare, in modo tale che ci sia un pochettino di gioco, altrimenti quando va avanti e indietro potrebbe toccare e non camminare bene. C'è sempre lo stesso sistema per poter andare avanti e indietro. Di sotto c'è la vite saldata sotto la lamiera. Vediamo se la metto a fuoco. Ecco. Girando praticamente la piastra cammina. Molto lentamente, ma cammina. Ecco, come potete vedere, prima era qua sotto e adesso è arrivata qua sotto. E girando ritorna. Poi sopra ci sono. Sopra della piastra ho messo 1, 2, 3 buloncini saldati che servono dove va messo il coltello. Il coltello io l'ho fatto così. Un pezzo di ferro di 14 mm per 14 sempre. Ho comprato questi inserti per tornitura. Ho comprato questi inserti per tornitura. Sono degli inserti in metallo durissimo. Non so se riuscite a vederli. Questi servono a scavare il metallo, l'acciaio. Si trovano benissimo su tutti i siti di vendita su internet e hanno un costo di 5 euro, 10 euro. Ce ne sono tanti di ricambi. Il coltello io l'ho costruito io, ma volendo si trova pure su internet, si può benissimo ritirare da questi siti. Io l'ho costruito scavando un pezzo di metallo di 2 mm. Non so se riuscite a vederlo. L'ho disegnato con l'inserto, l'ho scavato in modo tale che poteva andare l'inserto. Poi gli ho messo un altro pezzo di sotto, li ho saldati tutti e due.
in modo tale che 18 fa come base d'appoggio e di sopra si incastra per bene. E poi gli ho messo una vite di sotto. Ho lavorato questo pezzo di ferro di 14 mm per 14 mm. La vite va, ho fatto il buco, va nel buco. Questa è la parte che taglia. Questo va messo così e di sopra c'è questo pezzo di lamiera che ho fatto con i buchi. Ecco qua. E si avvitano delle viti come queste, che sono facili da avvitare e da svitare, per stringerlo. Così uno, se vuole, lo può mandare più avanti o più indietro, a seconda di come gli serve. Può andare avanti o indietro. Una volta strette tutte e quattro viti, per bene. Per realizzare il manico, ho tagliato un cerchio di bakelite. Di circa 7 cm e mezzo con un foro al centro. Poi ho usato dei buloncini, gli ho fatto un foro al lato, ho usato dei buloncini, un distanziale per poterlo far funzionare. Questa è una barra filettata che ho tagliato a misura. Questo La barra filettata passa in questa vite. Ecco qua. Quando voi girate le manopole, il pezzo va avanti e indietro, avanti e indietro, in base a come voi girate la manopola. E i pezzi di metallo scorrono attraverso le guide, e avanti e indietro, oppure al lato, sui lati.